No, non possono averlo fatto. Non è vero. Ciao a tutti! Bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Dopo una settimana sono felice di tornare finalmente sul terzo DLC e completarlo magari. Ce la farò a completarlo oggi. Però intanto una controllatina e poi... Ok, tutti quanti carichi, perfetto. Andiamo. Vediamo un po' se veramente c'è Tamara qua sotto. Che tra l'altro mi sono poi accorto nell'editing che era meglio mostrare le pagine del diario una volta che le avessi completate e non leggerle una per una. Così almeno abbiamo una storia dalla numero 1 alla numero 11 tutta quanta di fila. Però ovviamente se il diario è di Tamara o questa era una delle basi che controllava Tamara oppure c'è veramente Tamara alla fine. Credo che questa sia l'ultima stanza. Se c'è qualcosa qui sotto lo troveremo lì. Prepariamoci bene prima di andare. Beh, direi che siamo pronti allora. Perfetto, andiamo. Yes. Non vedo l'ora. Ma è proprio un paese. Ah. Questo posto, se ricordo bene, è la zona residenziale del laboratorio. Ah, tipo le basi militari. Per garantire sicurezza e dei luoghi per riposare agli scienziati. Abbiamo costruito zone del genere all'interno dei nostri nascondigli. Ok, più avanti dovrebbe esserci un centro di controllo. Forse dovremmo andare a cercare lì. Ma? Niente. Vedendo questo posto mi tornano alla mente solo brutti ricordi. Se solo potessi tornare indietro. Ma non è il momento di star qui a tergiversare. Link, andiamo. Volendo potrei anche esplorare. Chissà. Magari. No, tutto chiuso. Bloccata dall'interno. Potrebbe semplicemente essere... Che non si apriranno mai. Perché sarebbe anche normale non aprire mai queste porte, visto che non c'è nessun interesse ad interagire con ciò che c'è all'interno. Ma con queste sì, accidenti. Queste voglio prenderle le pagine. Ne ho lasciata una all'inizio, ma so come prenderla. Ho già visto durante l'editing che posso prenderla facilmente. Tutte. Vabbè, non c'è motivo perché io tergiversi qui. Però queste bloccate con le macerie non hanno senso. Cioè, esteticamente non hanno senso, però... A fine di gameplay. Attenzione. Ah, bello. Tra l'altro... La porta... Ah, ma ci sono loro. Tra l'altro, la porta bloccata dove c'era scritto scappa... non si è... Era del terzo DLC, cioè questo, ma no, ora siamo nel quarto e non si è ancora aperta. Quindi o prima devo completare questa, oppure nel quinto DLC, non lo so. Perché sarebbe interessante sapere cosa c'è all'interno, cosa hanno pensato. Però qui abbiamo Victor e Tamara e sembrerebbe una scena del passato quasi. Anche se l'edificio... Diamine, diamine, diamine! Sempre incazzatissimo lui. Mi rifiuto di credere che non ci sia una soluzione. Devo trovare assolutamente il modo di riportarlo nella nostra dimensione. Poi non mi ricordo neanche che voce c'ha lui. Io so che è ancora vivo. Deve esserlo per forza. Ma sbaglio o è... luminescente intorno al suo corpo? Mio generale, la prego, deve riposare. È da giorni che non dorme. Se continua così collasserà. Muore veramente, no? Collassa, muore proprio. Oh, a silence. Cosa fai tu ancora qui? Non vali niente, proprio come quel maledetto Versil, quel dannato traditore. Ora credo di poter fare la bella vita alle mie spalle, dopo tutto quello che mi ha fatto passare. Ma veramente sei tu che l'hai catturato? È solo colpa sua se Nives è morta. Sua e dei suoi maledetti esperimenti. Di Nives si parla anche nel diario, ma siccome non l'ho letto... Trey, non posso perdere anche lui. Devo trovare un modo di riportarlo indietro. Ah, è vero, lui è intrappolato nello Xenoverse. Forse è dentro la porta dove c'è scritto scappa? Generale, la prego, mi ascolti. Anche se il ragazzo fosse vivo, non esiste un modo per riportarlo qui. Devo assolutamente Taci! Morto. Ah, sono qui effettivamente. Non è una specie di ricordo, sono veramente qui. In effetti sì, che fine aveva fatto? Ah, guarda chi si rivede, il traditore.
che dopo tutti i peccati che ha commesso vuole anche rifarsi una vita. Beh, anche tu, non è che... Cosa sei venuto a fare qui, maledetto? Sei qui per deridermi? Non ti è bastato ridurmi in questo stato? Victor, ma cosa stai dicendo? Sei completamente fuori di te! Ah, sarai fuori di me adesso? Sto semplicemente iniziando ora a reagire a tutte le ingiustizie che mi hai costretto a subire. Nives, la mia amata Nives, ne sarebbe ancora qui tra noi se non fosse per il tuo stramaledetto ego. E ora Trey, devo assolutamente riportarlo da noi. Come ho fatto a non accorgermene? Era tutto ciò che mi restava di Nives. Ah, ok. Quindi... Oh, interessante. L'unica cosa che poteva ancora tenermi legato a lei. Quindi, lui amava Nives, ma Trey era il figlio di Nives e di un altro uomo o era figlio di Victor e Nives? Perché questa cosa non è che viene detta, però sembra. Ma tu, l'hai fatto combattere contro Dragalisk a quel ragazzino. Come può esserti passato anche minimamente per la testa che un ragazzo così giovane potesse qualcosa contro quel mostro? E ora è bloccato in un'altra dimensione per colpa tua. Victor, hai completamente ragione. Sono stato un fallimento sia come padre che come amico. Ma devi guardare in faccia la realtà. Trey purtroppo non è più tra di noi. Si è fatto esplodere per provare a mettere fine a quell'essere tremendo. Non è morto. Cioè, Dragalisk non è morto. Taci! Ho detto taci! Vi prego, dovete fare qualcosa. Il generale non è più in sé. È come se qualcosa lo stesse controllando. Generale, la supplico. Deve provare a tornare in sé. La prego, non può ridursi così. Starò io al suo fianco. Farò di tutto per farle dimenticare quei tristi ricordi. Ma la prego, torni in sé. Link, dammi una mano. Victor ormai è fuori di senno. Doppia. Adesso basta, sono veramente stufa di tutto questo. Beh, è un involucro? Pupazzo è diventato. Io la detesto. Ho provato a concedermi a lei con tutta me stessa per tutto questo tempo. Tutto l'amore che le ho dimostrato. Tutti gli sforzi che ho fatto per compiacerla. Oh, mo si risveglia lei. Tutto per colpa di una sgualdrina già morta. Bellissimo. Sono stufa di essere ignorata. Sa quanto è doloroso? Sa quante notti in sogno ho passato a piangere? Metterò la parola fine a tutto questo. Ragazzi, a me sta cosa sta facendo. Ma wow, trasformazione? Che strano. Un posto del genere non dovrebbe trovarsi in superficie. Ma chi è? Oh, non ha importanza. Un momento solo, Non so neanche se posso mostrarla su YouTube. È completamente... scoperta, per non dire un'altra parola, perché sennò il video... ciao video! Apprezziamo? Ma... Ok, andiamo avanti. Dopotutto sono qui solo per comunicare con il prescelto. Minorenne, siamo minorenni nel gioco. No, non si fa. Silenzio, umano. Sono stato costretto ad incarnarmi in questa vile donna. Non intendo passare un secondo più del previsto in questa forma. Questa vile donna, come se fosse uno schifius. Poverina. Lei voleva solo... il generale, dai. Sono qui oggi come consigliere. Il mio suggerimento è quello di abbandonare le armi e arrendersi. Ma tu chi sei? La Furia? Ciò che voi chiamate Furia
non è una semplice forma di energia, in quanto la sua esistenza è più vicina ad un concetto, allo stesso modo in cui la gravità vi tiene saldi al vostro pianeta. La furia si diffonde e permea tutto, instillando il caos nel mondo. Questa frase è presa da un manga, non ricordo quale, ma l'ho letta in un manga. Potrebbe essere difficile da afferrare così all'improvviso, ma ciò che sto cercando di dirvi è che voi, come il resto degli umani, siete essenzialmente inermi dinanzi a tale potere. Ok. Attento Link, sta arrivando! Ma ha detto di girare i tacchi e andarcene, dacci il tempo! Lasciate che vi dimostri di cosa sto parlando. Ma ora vediamo a figura intera. Sfrego le mani. Ah, una specie di mutanda porta. Ma ragazzi, l'hanno presentata come se fosse una top model. Tipo Camelia di Black and White. Quasi, eh. Sembra quasi che abbia un vestito, ma non è. È color carne. Senti poi che musica, ma date un aumento a chi ha scritto la musica, che è fantastica. Ok, Tamara, let's go. Beh, senti, un po' dubstep. Che gli facciamo a sto Toxapex? Iperno. Ah, fine punte, grazie, Ok, PS e avanzi. Super avvelenato se metto piede per terra. Pioggia danza! Il pioggia danzo! Mi devo fare ipernova. Ma se faccio fanghiglia quanto gli tolgo? Perché con la pioggia. E quanto fortino fa? Senti, fa solo fortino allora sto tizio. È ipernova. Ah, fallisce, meno male. 3 di fila ne ha fatti. Ha smesso di piovere. Ma drago flusso ti faccio. Quasi quasi. Flusso drago. Diverso. Allora. Fortino non ho la minima, il minimo ricordo. Ah. È tipo protezione ma sotto la pioggia? Mi sono letto fortino. È tremenda come tecnica. Davvero tremenda. Senti però, Tatino, non puoi continuare a usare fortino di continuo. Prima o poi ci schiatti. Prima o poi. Un po' che prima. Spammiamo il tasto C a sto per... sarebbe C. Pioggia acida, che bello. Ah, ritira, era capito. Scissor! Scissor. Ma solo lui viene colpito da pioggia acida. Oh, danza spada, ho paura ora. Cavoli, però se fa male. Ma non è giusto, Cala la precisione, non è male. Non è male che cali la precisione. Ah, allora, qualcuno che non prende danno dalle fiele? Tutti. Non esiste uno che non prende danno dalle fiele punte. Tutti prendono danno. Andiamo con uno zerfello. Vediamo un po' quanto li facciamo in Mega Suicune poi. Mica Kotika. Ah, fallisce l'attacco. Mica tanto, La pioggia acida fa male solo a lei. Ai Pokémon acqua no. Molto buono. Se fallisce però, amico mio, stiamo messi bene, No, dico per davvero, stiamo messi davvero bene. Allora, con pioggia... con Chinella. Ma che tacchi c'ha? Ma che cos'è? Che strumenti ha dato? Allora, il mio amatissimo Endeavor, che non leverò mai dal team, e lancia fiamme. E che cacchio. Avevo Bitorzo l'elmo. Eeeeh.
Sì, con Chinella, e che è? E che è? Sì, è vero, in base a quanti danni fai, se non sbaglio, ti recupera PS. Ma... boh, mi ricordavo diversamente, ma ok. Bruciapelo per farlo tentennare, prendere danni dalla... dalla cosa, dalla pioggia acida. Cacchio, se mi fa un attacco con Forbice, la pre... la forte pre... e allora perdo. Costa conchinella, pure tu. No, devo mandare qualcuno che possa uccidere Toxapex in un attimo. No, che cacchio. Vabbè, comunque è andato. Niente, ho perso allora. Che cavolo. E che mi porto allora qui? Ascovilex. Ma già sei Pokémon questa. Ma... oh, adesso si rifà. E Luxflon ha anche sostituto. Se faccio sostituto, ho più probabilità, dopo aver fatto 18 calmamente, di poter resistere ad attacchi speciali. Il fatto è che la signora qui manda avanti Scizor. Se manda avanti Scizor, fa attacchi fisici. E a quel punto Bitorzo l'Elmo sarebbe più efficace. Però ancora avanti. Vediamo come si svolge, dai. E no, non ho ancora rimesso le animazioni. Bene. Allora. Calma ambiente. Oppure potrei fare sostituto e poi calmamente. È uguale. Tanto perdere comunque il turno. Cioè, perdo il turno, tra virgolette, eh. Perfetto. C'è forza. Vediamo, iniziamo a fare danno, dai. Allora, lei adesso potrebbe cambiare, quindi vado con lancia astrale. Eccola qua! Eccola qua! Wisteria! Un altro brutto colpo lo fa... oh! Manda Scizor! Scizor! Però ti becchi comunque Geoforza, Tato, eh. Non è che ti fa tanto bene. Lo ritira, manda... Scovile! Tutti li sta a mandare. Tutti li manda. Ok, ah sì, ora il sostituto è arrivato, bene. Ok, quindi posso prendere due colpi al sostituto. Va bene, allora, aia. È più veloce, ma almeno stavolta ho il sostituto davanti. Dato che non è fuoco, vado con lancia astrale. Ah, però non gli ha fatto molto. Ok, ora mi rifà un'altra volta il sostituto. Ah no, lo ritira. Manda Vespi, quindi, ok. 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 Bene. Ah, una barra proprio l'ha tolto. Ok, sostituto se è andato. Posso prendere un grande. Un grande. Mamma mia, ragazzi, tutta quanta con Luxron la sto a fa. Ed è giusto così. Accidenti. È giusto così. L'importante in questo caso è vincere, non divertirsi. Oh, ragazzi, ma come me la sto godendo sta lotta. Allora, lui potrebbe essere un problema. Ah, ora è Drago. Ora è Drago, quindi è più forte. Sono in sostituto, sono... buono. Lancia astrale non fallisce l'attacco. E... ah, ok, non fallisce l'attacco e fa tanto male. Vai, grandissimo Luxflon, grandissimo. Faccio come i bimbetti di 8 anni che si portano i leggendari per combattere contro un team di NFE. I NFE sono i Not Fully Evolved. Io giocavo con quelli un po' di tempo fa. Tanto for fun, non perché fossero più forti. I non evoluti che sono forti. Dipende da cosa usi comunque, Il mio Machoke riposi in pace. Lui è dove è finito in questo momento. Da... allora, è vero, non ho più gli attacchi in questo caso.
Dovevo dare i PP Max. I PP Max, la PP Maxima. Finirà a scontro. Quando ho pochi PS, allora mi potrà lo farò colpire senza fare il sostituto. Perfetto. Ok. Non lo posso fare, perfetto. Attaccami. Distruggimi. Fammi male. Grande. Va bene, lo volevo. Allora, posso prendere un attacco con Tianlong? Se mando Draddigon mi sdruma, se mando Endeavor non proprio. Perché comunque sì, è fuoco elettro. Quindi qualcosina potrei provare a farla. Vabbè. È una win-win condition in questo caso. Mando Draddigon. Non so chi ha ancora lei. Scovile è andato? Wistiria ancora. Oltraggio e... Oh, che cacchio. Toxapex. Ancora questo c'ha. Ha solo questo e Wistiria. Allora... Potremmo dire che ce la facciamo. Allora, Toxapex che fa? Solo fortino, pioggia danza, mette le punte e pioggia acida? È praticamente un tank, sta lì solo per fare schifo. E si colpisce da solo, e ho capito però, Allora, questo è... ragazzi, virtualmente ho vinto, virtualmente parlando, si intende, ci mancherebbe altro. Raikou è avvelenato, ma con due scarica dovrebbe mandare giù Toxapex. E una volta che Toxapex va giù, è fatta. Sì, si protegge. E ora no. Vabbè, ma non gli ha fatto nulla. Tu sta a vedere che la perdo. Ma che dici? In teoria... No! No, non me la far perdere per l'allenamento, per l'avvelenamento, dico. Ne manca uno. Sì, e vai. Dai. E allora? Poteva andare più facilmente, eh? Avrei già pensato a un'altra cosa, come farla ancora più facile. Però, Tamara, è che palle. È un minimo di riguardo per un povero cristiano che deve affrontarti. Ora sono calmo. Ok. Oh, il sigillo non riesce a contenere questa energia. Il sigillo si distrugge in mille pezzi. Ah. Però è comunque nuda, cioè, nel senso. Pare che il prescelto sia vagamente migliore rispetto al resto della sua specie. Sono il prescelto. Ma non pensate neanche di poter combattere questo fenomeno. Il solo fatto che siete ancora vivi è già un grande segno di misericordia. Ma sono anche venuto a portare questo messaggio. Dopotutto, questa specie inferiore non è in grado di comunicare se non tramite onde sonore. Grazie, con i gesti pure, eh. Chaos, Omnia, Impera. Che sarebbe il quarto DLC. Ma era nuda un attimo fa, scusami, eh. Vabbè, si è ripreso. È Napoleone che sta con la mano. Cosa? Dove mi trovo? Versil, cosa ci fai tu qui? Una visita. Victor, veramente non ti ricordi nulla? Eri così arrabbiato con me che urlavi come un forsennato. Cosa siete venuti a fare in questo posto abbandonato?
Ho la mente annebbiata. Ricordo vagamente di essere venuto qui per cercare informazioni sulle altre dimensioni. Mi pare che c'entrasse qualcosa anche l'utilizzo dell'energia furia. Colonnello, puoi ricordarmi cosa è successo? Tamara? Tamara, su via, non è il momento di fare scherzi. Ah, Crisante. No. No, non dirmi che... Passano alcuni giorni. Siamo a casa? No, se n'è andata. Oh, sei sveglio, Link? Stavo discutendo con Bellocchio di ciò che è accaduto nel bunker. Chiamare paranormale l'esperienza che avete vissuto è dir poco. In ogni caso, stavo parlando con tuo padre di una certa frase su cui mi ha chiesto di indagare. Caos Omni Impera. Purtroppo, porto cattive notizie. Quella frase, Caos Omni Impera, non appare in alcun testo, grazie. Ho fatto controllare anche ad alcuni colleghi nelle altre regioni, ma nulla. Non abbiamo la minima idea di cosa potesse voler dire. Quindi un altro buco nell'acqua. Non è detto. Grazie a questo siamo riusciti a restringere il cerchio delle indagini nettamente. Ora come ora è rimasto solo un gruppo di persone che potrebbe darci una risposta. Ma purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di parlare con loro. A quanto pare sono impegnati con una sorta di rituale sul Monte Zodiaco. Oh cavolo, i cardinali. Devo andarli a riaffrontare? Loro sono le persone che in assoluto hanno la maggior conoscenza sulle leggende di Eldiv. Probabilmente sanno qualcosa. Link, la prossima meta è il Monte Zodiaco. Dovrai prepararti al meglio. Per me è ora di andare. Ho ancora dei rapporti da mandare al quartier generale. A presto. A presto, Bellocchio. Link, so che avevi detto che sarei stato più presente. Ma credo che non potrò più aiutarti molto sul campo. Devo aiutare per l'interrogatorio di Victor. E vorrei passare a trovarlo più spesso ora che Tamara... È scomparso. Cioè, se n'è andata. Ma dobbiamo guardare avanti, Link. Sono più che certo che riuscirei a risolvere il mistero della furia. Oh, stavo quasi per dimenticarmene. Poiché adesso hai l'accesso al potere della mega evoluzione, ti meriti un regalo. Non fare complimenti. Molto importante questa, molto importante. Sì, piano piano le prendiamo tutte. Credo in te. Per Aspera, ad Astra. Congratulazioni Andre Link, congratulazioni. Ora, dunque, sono tornato qui per prendere questo oggetto. Pensavo di trovarci una pagina del diario, però ci sono tornato. In realtà ho trovato una pagina del diario, ma dietro. C'è un oggetto che Victor ha lasciato cadere, vuoi raccoglierlo? Anello induttivo. X, col DNA disegnato sopra. Ok, quindi qui è finita. Bene, ho trovato tutte quante le pagine, un paio di punti che non avevo controllato bene perché era talmente buio che non si vedeva. Leggiamo quindi tutto quanto il diario di Tamara, pagina numero 1. Non si sa chi è, però è ovvio che è Tamara. Ho deciso di tenere un diario per ricordare le numerose esperienze che farò. Proprio oggi mi sono unito al Team Dimension e nonostante io sia solo una recluta mi sento già legata alla causa. Spero di poter aiutare il più possibile. C'è molto lavoro da fare qui. Sembra stiano progettando dei robot da utilizzare insieme alle altre reclute per smaltire più in fretta il lavoro. Nel frattempo sono stata promossa a sergente. A quanto pare la mia motivazione ha fatto colpo sui ranghi alti e hanno deciso di promuovermi. Buon per me. Ormai è passato tantissimo tempo da quando mi sono unito al Team Dimension. Sono stata addirittura promossa a colonnello. Durante la promozione ho conosciuto il generale. Che uomo affascinante, credo di essermi innamorata. Mi è stata assegnata una missione riguardante la cattura di una specie X nel canyon asteroide. Spero di non dover fargli del male, ma se fosse necessario. Quindi qui ancora era umana. Anche se ho fallito nell'ultima missione, il generale ha chiesto nuovamente di me. Questa volta sono stata incaricata di rubare un treno e fare in modo che la missione abbia successo. Spero solo che non torni quella spina nel fianco.
Alla fine la missione sul treno è andata a buon fine, ma non grazie a me. Ho perso contro quella sottospecie di Trubbish. Il generale ha preso le redini della situazione e ha portato a termine la missione senza problemi. È proprio magnifico. Devo migliorare per poter essere alla sua altezza. Non posso assolutamente deluderlo. A quanto pare stiamo per partire per la Luna. Sono davvero nervosa. Io e il mio scovai Lex ci siamo allenati per essere ancora più forti. Il generale dice che lo scontro finale si avvicina e quindi dobbiamo prepararci al meglio. Mi assicurerò di essergli utile questa volta. Dopo intere settimane che vagavamo senza meta, il mio generale decise all'improvviso di ricominciare con le ricerche. Parlava di come fosse possibile interagire con altre dimensioni usando un certo tipo di energia. Io ero così emozionata. Finalmente vedevo tornare nel mio dorato un po' di forze, che non ero più nella pelle. Ero contenta di sentire il mio generale pieno di energie, ma ormai non fa altro che parlare di una certa Nives. Pare fosse una ricercatrice del Team Dimension, quando erano ancora in corso gli esperimenti sullo Xenoverse. Adesso ci stiamo dirigendo verso un nascondiglio situato nel canyon asteroide, e io sento un senso di oppressione al petto. Ero certa che il generale volesse venire qui per nascondersi. Invece pare che in questo posto ci siano solo i macchinari di cui ha bisogno per le sue ricerche. È così pieno di energia ultimamente. Voglio supportarlo con tutta me stessa, diventerò la sua Tamara. Peccato che lui continui a parlare di questa Nives. Il senso di oppressione si fa peggiore. Sembra che le ricerche non stiano portando ai risultati sperati. Il mio adorato ora sembra disperato, come se dovesse riuscire a tutti i costi. Quando gli ho detto di riposare mi ha spinta via e mi ha detto di sparire, visto che sono inutile. Mi fa male il petto. Ho scoperto che questo posto in realtà è dove il mio generale e quella Nives si sono conosciuti. Perché continua a parlare di lei? Perché continua ad essere ignorata? Mio generale, quella è già morta da un pezzo. Invece posso ancora renderla felice. La prego, non mi ignori. Il dolore a petto è insopportabile. E poi siamo arrivati noi probabilmente a rompere le uova nel paniere. Il diario sembra più vecchio di quello che dovrebbe, però in realtà. Ad ogni modo, finalmente finisce anche l'episodio per il terzo DLC. Mamma mia ragazzi, la lotta contro Tamara l'ho ripetuta 3 volte, la terza è quella che ho vinto, quindi insomma non è stata troppo difficile. Certo, calmamente, un Pokémon leggendario come Luxflon super forte ha il suo perché, però oh, il computer ragazzi ha dei Pokémon bomba, sono davvero forti. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Xenoverse per Aspera d'Astra. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!